è chiaro che quanto minori sono le limitazioni, e minore è il numero dei sentire relativi originati. Tre limitazioni danno meno possibili disposizioni delle cifre dall'1 al 3 che non 7. Inoltre, i sentire relativi appartenenti ai vari ordini o qualità o tipi di limitazione sono legati logicamente in sviluppo logico fra sé. Per esempio, il sentire con indice di limitazione 6, poniamo, avente la disposizione 1, 3, 5, 2, 4, 6, è legato logicamente al sentire di qualità 7, avente l'analoga disposizione 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, ed ancora al sentire di qualità 5 con l'analoga disposizione 1, 3, 5, 2, 4 e così via. In altre parole, i sentire sono costituiti in serie e necessariamente tutte le serie confluiscono in un ultimo sentire, il più ampio. In seno a ciascuna serie, tutti i sentire sono diversi in qualità. Ciascun sentire è la conseguenza di un altro e la premessa di un terzo, e così via. Ogni serie rappresenta una individualità, badate bene, dico rappresenta, infatti, la natura limitata di ciascun sentire, l'aggregazione degli stessi in sviluppo o successione logica. La diversità di ciascun sentire creano l'illusione di un sentire unico che si modifica nel tempo, ma come il tempo del mondo della percezione non è che la proiezione di questo processo di apparenze del sentire, non potrebbe essere che gli avvenimenti del mondo esterno e lo stesso mondo esterno non fossero che una proiezione del mondo del sentire individuale, in brevi e semplici parole, che non sia lo spettatore che si commuove alla proiezione delle scene commoventi del film, ma che sia la commozione dello spettatore, commozione proveniente dal più profondo del suo sentire, a determinare il succedersi sullo schermo delle scene commoventi. Provate a considerare la realtà da questo punto di vista, che è il punto di vista dell'assoluto al relativo e non del relativo all'assoluto e non dell'uomo a Dio, ma di Dio all'uomo. Una siffatta scoperta non sarebbe più sconvolgente di quella per la quale si perviene ad affermare che l'io non esiste. Il virtuale frazionamento che origina l'apparente molteplicità è tale che un organismo, un io, un individuo, all'esame si rivela un insieme di parti elementari che, ancorché unite, tutto dovrebbero costituire fuorché un essere. Per questa sera basta. Pace a voi.